favorire il dialogo tra GSE ed operatori per migliorare il meccanismo dei certificati bianchi. Questo è l'obiettivo dell'evento organizzato dagli Amici della Terra nella sede del gestore, nell'ottica di valorizzare uno strumento ritenuto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica in Italia. Il meccanismo dei certificati bianchi è lo strumento portante per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica. Oggi facciamo questo evento proprio per superare le criticità che potrebbero portare al declino di questo strumento. Il meccanismo dei certificati bianchi ha posto l'Italia all'avanguardia da un punto di vista europeo e internazionale. Oggi, secondo il fondo BlackRock, siamo al quarto posto a livello di efficienza energetica. Ci aspettiamo che escano al più presto le linee guida proprio per rifar ripartire questo meccanismo. Tra le principali critiche avanzate dal mondo delle imprese, la modalità di gestione del meccanismo dei certificati bianchi in questa fase di passaggio dalle vecchie alle nuove linee guida di settore annunciate dal MISE ma non ancora emanate. Abbiamo registrato sicuramente anche negli ultimi mesi dei segnali di apertura in termini di trasparenza e comunicazione da parte del GSE. Credo che anche questa occasione, questo evento vada in questa direzione, lo abbia dimostrato. Riteniamo che oltre a rappresentare i dati in termini percentuali di soddisfacimento dei livelli di servizio rispetto alla numerica del numero di progetti presentati, sia necessario anche abbinare a queste casistiche il volume dei titoli associati ai progetti più critici, perché riteniamo appunto che ci sia una sproporzione, un'attenzione e soprattutto una concentrazione degli scontri negativi da parte del GSE sui progetti più rappresentativi in termini di volume di titoli gestiti. Per poter consolidare un dialogo costruttivo con gli operatori, il GSE ha pubblicato sul suo sito web un cruscotto informativo sui livelli del servizio nell'ottica di confrontarsi su dati comuni e verificati. Abbiamo iniziato con l'efficienza energetica prima pubblicando gli open data, quindi pubblicando tutti i benefici e gli incentivi percepiti dai soggetti che hanno richiesto l'emissione di certificati bianchi. Sempre in quest'ottica di trasparenza e quindi di attenzione verso gli operatori, abbiamo pubblicato proprio ieri i nostri livelli di servizio, quindi una rappresentazione di qual è l'operato del GSE e quindi quanto tempo impiega il GSE a concludere un'istruttoria e soprattutto come la conclude, quindi se è accolta, positiva quindi, o negativa, respinta o altri esiti. L'obiettivo nostro è un obiettivo aziendale, si sta creando un cruscotto dei livelli di servizio molto più ampio che abbraccerà tutte le attività. Abbiamo iniziato, vista anche la forte esigenza manifestata dagli operatori, con la direzione efficienza, quindi conto termico come primo step, certificati bianchi come secondo, prossimamente la cogenerazione alto rendimento e quindi sul tema efficienza contiamo di aver abbracciato tutte le tematiche più importanti.